Loro sono ragazzi difficili, hanno avuto a che fare col tribunale per i minori, alcuni hanno anche commesso reati, vogliono rientrare in società, riscattarsi e gli ingredienti migliori che hanno trovato a Napoli per rifarsi una vita sono farina, acqua, lievito, olio e pomodoro e tanta buona volontà. Oggi il pizzaiolo ci dà l'opportunità di crescita. In tutto, sia a Napoli che in tutto il mondo. Spero che in futuro ci sarà un lavoro anche per me. Un bel mestiere, è un mestiere che possono fare molti ragazzi. Diventeranno pizzaioli, impareranno un mestiere, daranno vita alla pizzeria dell'impossibile, iniziativa promossa da imprenditori nel settore della ristorazione e il Comune di Napoli. Ci teniamo a salvare i poveri, che i ragazzi che stanno, cioè, possono diventare malavitosi o vendere cocaina, droga o scippare, quindi dai una prospettiva futura. Questi ragazzi li vedete mentre preparano da mangiare per poveri, homeless, barboni, clochard o chiamateli pure come vi pare, è gente che a Napoli non sa mai se riesce a mettere il piatto a tavola. Paolo Chieriello, Sky TG24, Napoli.